Grazie Antonio, allora innanzitutto ben ritrovato ad Amauri. Allora Ama, meglio un pareggio che una sconfitta, ma insomma aspettavamo una vittoria oggi. No, senz'altro, siamo venuti qua per vincere, però alla fine torniamo a casa con un punto, un campo difficile, poi ha trovato fuori quel gol lì che forse nel momento migliore che in campo. Però dai, dobbiamo dare continuità, mettiamo da parte e pensiamo a Lecce che è meglio. Senti, sei stato fuori per diverse gare, sei rientrato oggi, la Juve sta attraversando un momento non facile, come bisogna reagire Ama a 5 giornate dalla fine del campionato? Reagire coi fatti, sappiamo la nostra forza, siamo consapevoli delle nostre forze, è un momento particolare, però abbiamo gli attributi per uscirne fuori. Allora lo ringraziamo, lo salutiamo al volo perché abbiamo già mister Ranieri, grazie Ama. E così facciamo una in diretta il passaggio delle consegne con mister Ranieri. Ci siamo quasi, allora noi nel frattempo prepariamo il mister e gli faremo poi alcune domande. Chiaramente sono tante anche le mail che stanno arrivando in questo momento. È giusto insomma considerare il momento che non è positivo, lo chiediamo poi al mister. Ecco, allora rivolgiamo direttamente la domanda di cui parlavate in studio a mister Ranieri. Allora ci aspettavamo, mister, si aspettava anche lei una vittoria. Ci sono dei momenti in cui le cose proprio non vogliono andare. Sto pensando anche al secondo gol della regina, un euro gol definito così in telecronaca da Giulio Sala. Ma guardate, io già ho detto che stiamo attraversando un periodo non bellissimo. Prima eravamo brillanti, eravamo reattivi. E adesso senza parlare che mancano giocatori o altri. Prima, un mese fa, eravamo belli come lo eravamo stati per tutto il corso del campionato, per cui evidentemente c'è stato un po' di calo fisico, un po' di calo motivazionale, perché subito dopo la Champions League abbiamo fatto due grosse partite, se non ricordo male, dove abbiamo vinto anche con la Roma 4-3. Poi dopo c'è stata la sosta e dopo la sosta non ci siamo più ripresi, la squadra ci sta mettendo tutto. È logico che non siamo più brillanti, reattivi come eravamo prima. Diciamo che c'erano giocatori da noi che non erano abituati a giocare tutto un campionato e invece per i noti infortuni hanno giocato uno splendido campionato, però a un certo punto questi ragazzi stanno calando. Dovevamo rimpiazzarli con i lungodegenti, però non è facile anche per i lungodegenti rimettersi subito al passo degli altri, per cui ecco che noi stavamo un pochettino scendendo, loro che devono riprendere i ritmi di gioco abbiamo delle difficoltà. Io sono contento oggi per come ha giocato Mauro Camoranesi, perché ha fatto veramente piano piano, ha ripreso i tempi del gioco. Sono contento per Zanetti, la prima mezz'ora non riusciva a dettare i tempi alla squadra, veniva superato, saltato, però poi dopo si è ripreso e ha fatto un'ottima partita. Tutti questi giocatori che sono i nostri giocatori di qualità, mi auguro che appunto ci possano dare ancora di più quell'impulso per far bene nelle restanti partite. Mister, a proposito di questo, Marchisio, ha già avuto modo di parlargli, sappiamo già che cos'ha? Beh, non tanto, perché lui stava con la gamba già tesa e l'entrata del giocatore avversario gliel'ha fatta ancora di più allungare, per cui aspetteremo domani, dopodomani, cosa ci diranno i nostri dottori. Studio. Ok, mister Paolo Rossi. Buonasera mister, la sensazione che io ho avuto è che questa è una squadra che non ci sta assolutamente a perdere, ha avuto grande reazione sui gol della regina, però poi non è riuscita a dare continuità, come se non volesse davvero, non avesse la lucidità per vincere. Eh beh, quando ti manca appunto la brillantezza, tutto questo, avete visto quanto, cioè prima ci vedevate, eravamo compatti tra i reparti, in 25-30 metri c'erano 10 giocatori e si muovevano all'unisono, adesso senza parlare manca questo e manca quell'altro, però siamo più lunghi di prima, per cui i ragazzi corrono di più, stanno meno bene di prima e paghiamo anche quelle piccole disattenzioni, perché abbiamo dato 2 gol alla regina. Quando io dico non prendiamo gol perché prima o poi i gol li facciamo, dico il vero, non è che mi invento le cose. Beppe Forino. Claudio, pensavo la stessa cosa io, sì. Eravamo impostati con il concetto non prendiamo gol perché prima o poi lo facciamo, mentre adesso ultimamente, almeno sono 4 partite, sì, sì, vero, che prendiamo vero, sempre vero, per siamo... primi gol e siamo sempre e poi in rincorsa. A rincorrere, sì certo, è vero, questo purtroppo... ci sta capitando e dobbiamo correre ai ripari. Mister, sicuramente ci sono tante mail che arrivano alla nostra chiaramente redazione, ma
chiedono se è soprattutto un problema fisico, psicologico, magari anche il fatto di non vincere probabilmente non ha... Tutte e due, no, no, è tutte e due, vi spiego. Noi abbiamo iniziato con i preliminari, per cui stiamo correndo dall'inizio del campionato. Ci sono stati dei grossi infortuni e anche lungodegenti, perché hanno perso chi 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi. Ci sono stati quei giocatori che l'anno scorso, anche 2 anni fa, hanno giocato poco, per cui si sono trovati a giocare un campionato. Era normale che calassero un pochettino. Speravamo che i nuovi, chiamiamoli arrivati, cioè gli infortunati, ci potessero dare benzina positiva. E invece così non è stato, perché la squadra piano piano si sta... in pratica spero che stia finendo, perché in pratica è un mese che stiamo al di sotto delle nostre potenzialità. Vi ricordate quando dicevo dobbiamo giocare sempre al 120%? Non giocando al 120%, giocando all'80%, ecco che ci manca quello sprint, quella brillantezza, per cui andiamo avanti veramente con quella grossa forza di volontà, quell'attaccamento alla maglia che non gli si può disconoscere a questi ragazzi. Per cui chi rientra non sta benissimo, deve ritrovare il ritmo del campionato. Allora, se non hai la squadra che ti supporta, e tu invece dovresti avere la squadra che ti supporta in modo che ti dà il tempo di recuperare, e questo poi dopo lo paghi. E allora ecco che oggi abbiamo visto un Mauro Camoranesi piano piano fare tutta la partita, abbiamo visto che quando si accende lui cambia totalmente la squadra, è rientrato finalmente anche Zanetti, e avete visto che la prima mezz'ora non riusciva a trovare il bandolo della matassa, certo. E poi invece ha iniziato a trovare i tempi giusti della gara, è riuscito anche a far gol. Cioè sono tutte cose normali in una squadra. Non stiamo benissimo, però dobbiamo reagire e lottare per cercare di fare il meglio possibile in questo rush finale. Comunque, mister, vero, è un pareggio, però un segnale di luce rispetto alle oltre 5 giornate. Sì, e poi mi ero dimenticato l'aspetto motivazionale. Allora, noi subito dopo la Champions League, usciti tra gli applausi del nostro pubblico, abbiamo regalato altre 2 perle, perché abbiamo fatto altre 2 vittorie. Prima della sosta di campionato abbiamo vinto 4-1 con la Roma, giocando una partita strepitosa. Dopodiché evidentemente la sosta ci ha fatto staccare la corrente, non lo so, perché ci sta, no? Tu stai lì, cerchi di andare avanti in Champions League, cerchi di fare del tuo meglio, e sono scariche di adrenalina, e sono benzina che ti entra, no? se tu vai avanti. Purtroppo la sosta ci ha fatto pensare, porca miseria, siamo usciti dalla Champions League. Tutte quelle cose lì le stiamo pagando, per cui un po' motivazionale, un po' fisicamente, ecco che non siamo belli come eravamo prima. Okay, va bene, mister, ringraziamo e salutiamo anche per questa analisi dettagliata, mister Ranieri. Ci sono ancora domande da studio? No, siamo ottimisti per il futuro, assolutamente. Comunque questa è quella la domanda che volevamo chiedere anche a mister. Sempre. Certo. Sempre ottimisti, mister. Sempre ottimisti. Adesso Ancelotti ha detto che ci vuol dare il colpo di grazia a San Siro, e speriamo di recuperare bene, poi vediamo a chi dà il colpo di grazia. Claudio, aspetta a me che vinciamo la partita a Milano. Vai tranquillo, vinciamo. Io spero di recuperare un po' tutti, poi vediamo. Io sono sempre fiducioso. Bravo. E poi Furia, io sono come te, io lottavo fino in fondo. Bravo, grazie allora, mister Ranieri. Vi salutiamo dallo stadio Granillo.